Allora, ora il compagno Corrado Morgia, Togliatti, la via italiana, il centro-sinistra, altro nodo topico, come si dice, della nostra, perlomeno della nostra formazione e della nostra riflessione. Grazie Corrado. Dunque, Corrado inizia al mio orologio alle 15.40. Rubo un minuto per una premessa, perché devo dire che quando Alex mi telefonò per invitarmi all'iniziativa e per concordare il tema che avrei dovuto affrontare, se non vado errato, decidemmo di comune accordo che mi sarei spostato soprattutto sull'analisi di Togliatti e il centrosinistra, lasciando ad altri, e se non sbaglio forse il primo intervento previsto per oggi doveva centrarsi proprio su questo argomento, il tema della via italiana. Ora, io ho trattato questo argomento proprio recentemente e ho un testo stampato, ma insomma vi risparmierò la lettura di due relazioni e quindi do per scontato, diciamo così, questo retroterra che sarebbe presuntuoso da parte mia riassumere in poche parole, anche se ovviamente tutta l'elaborazione di Togliatti dal 44 al 56 è alla base di tutta l'iniziativa del Partito Comunista Italiano negli anni che vanno probabilmente fino al suo scioglimento, e in particolare, come ovvio, della iniziativa dello stesso Togliatti. Quindi io mi concentro sul tema Togliatti e il centrosinistra, dando conto del fatto che le questioni, indubbiamente, io qui riprendo due o tre concetti che sono già stati enunciati, li faccio miei e non li approfondisco. Togliatti sempre, come diceva mi pare proprio il compagno che mi ha preceduto, si è sentito dirigente di un movimento complessivo, si è sentito facente parte di un movimento complessivo, ma all'interno di questo movimento complessivo, a partire, credo, dalle sue riflessioni sulla guerra di Spagna, cioè a partire dal 37, ha elaborato una concezione autonoma che non voleva dire estraneità, ma voleva dire rivendicazione di una autonomia legata alla specificità delle condizioni concrete in cui ciascun partito comunista in Occidente veniva ad operare, e tanto più questa elaborazione viene ripresentata e arricchita negli anni 44, 45, 46, 47, che sono anni in cui questa elaborazione dà dei frutti giganteschi, perché per la prima volta in questo paese, insomma, nato come sappiamo, cresciuto come sappiamo, con una componente clerico-fascista notevolissima, che è quella che è venuta fuori dopo la prima guerra mondiale, Togliatti riesce a portare a casa un risultato come quello della resistenza, della costituzione, del referendum e della costituzione. Certo. Quindi questa è la base e il fondamento sul quale ovviamente adesso però non insisto e non ritorno, e poi questo è un filo conduttore di tutti i nostri interventi, parliamoci chiaro, per cui affronto direttamente questo tema che ho cercato, diciamo, di analizzare in maniera abbastanza analitica e dettagliata, però se vado oltre poi me lo dite e intanto vado tranquillo. Allora, io intendo collocare questo mio contributo alla discussione anzitutto nel quadro della società italiana di quella fase, cioè gli anni appunto della maturazione e della nascita del primo centrosinistra, che è una fase tra le più intense e ricche di trasformazioni di tutto il nostro paese, il quale passa nel decennio 50-60 da agricolo industriale a industriale agricolo, pur in presenza di antiche e nuove contraddizioni. Il ciclo economico di quegli anni si può sintetizzare con un susseguirsi di momenti espansivi, grosso modo fino al 1960-61, di stagnazione che si protrae fino al 1965 e poi di relativa ripresa fino al 1969. Dal punto di vista politico siamo nell'epoca della crisi del centrismo, della preparazione del manifestarsi del primo centrosinistra e poi della sua crisi con le elezioni del 1969. Le date più importanti da ricordare sono il 53 col fallimento della legge truffa,
ma anche con la relativa incapacità della sinistra di cogliere i frutti della vittoria. Il 56, che è stato più volte ricordato, e il 20° congresso, l'ottavo congresso del partito e l'inizio l'ottavo congresso del PC, ma anche l'inizio del distacco dei socialisti dall'alleanza con il Partito Comunista. A partire da quella data, infatti, prende l'avvio il dibattito sul possibile incontro fra democristiani e socialisti, con il colpo di coda rappresentato dal governo Cambroni, estremo tentativo della destra clericale di bloccare questo processo. Tentativo stroncato dalla sollevazione popolare del luglio 1960. L'Italia, torno a sottolineare, nel decennio cui ho accennato, è caratterizzata da una crescita notevole, al punto che si parlò diffusamente di miracolo economico, cioè di un balzo in avanti di quello che oggi chiamiamo prodotto interno lordo. In un periodo relativamente breve il paese fu ricostruito, le macerie della guerra furono rimosse, e ciò anche grazie e soprattutto al sacrificio e alla abnegazione del mondo del lavoro, costretto in un regime di bassi salari e di condizionamento nelle sue richieste da un esercito di riserva di circa 2 milioni di disoccupati. Si consolida in questo periodo il sistema di potere della Democrazia Cristiana, che con la segreteria di Fanfani e con la minore influenza dei liberali sulle vicende politiche nazionali procede ad una sempre maggiore integrazione fra partito e Stato, con l'espansione dei gruppi monopolistici pubblici, pur nel permanente sostegno ai privati attraverso il sistema delle partecipazioni statali. La rottura a sinistra porta il Partito Socialista di Pietro Nenni al riavvicinamento con la Socialdemocrazia di Saragat, processo fondato sul giudizio negativo dei socialisti sulla capacità di tenuta del movimento operaio, che in effetti aveva subito un duro colpo con la sconfitta della CGIL alle elezioni delle commissioni interne della Fiat nel 1955. Conseguentemente prevale appunto nel Partito Socialista il convincimento della possibile riformabilità dall'interno, in quella che Nenni chiamò poi più avanti la famosa stanza dei bottoni, a proposito della funzione di governo del capitalismo italiano. Linea che tuttavia portò al contrasto tra la maggioranza del Partito Socialista medesimo, cosiddetta autonomista, e la minoranza rappresentata da Vecchietti, Valori e Basso. Di fronte all'insieme di questi eventi, la linea del PC, ovviamente dettata da Togliatti, fu equilibrata e anzitutto ripropone come punto fondamentale, diciamo come stella polare intorno alla quale ruota tutto, il tema della autonomia del partito. E ho chiarito già in che senso Togliatti concepiva questa tematica. E quindi della via italiana al socialismo, della strategia delle riforme di struttura come unico modo per realizzare la Costituzione. E anche questo è un punto fermo, la realizzazione della Costituzione. A questo proposito, Togliatti, in un articolo su Rinascita dell'ottobre del 1958, sottolinea come nell'analisi generale della situazione italiana si riscontra una sostanziale concordanza fra il progetto di programma elaborato dai socialisti e la dichiarazione programmatica approvata dal nostro congresso, appunto a conferma di una linea di attenzione ma anche di cautela. Contestualmente il PC tende a salvaguardare l'unità sindacale, mentre tuttavia il Partito Socialista nel suo congresso del 57 sembra guardare ormai più verso la socialdemocrazia, riaffermando il dialogo con i democristiani già avviato nel congresso precedente avvenuto nel 55. È il giudizio sul 56 a dividere i due partiti, con il PD, il PC che invece, scusate il lapsus, del tutto involontario perché non c'ho niente a che fare con quella roba lì. È noto per chi mi conosce. È il giudizio sul 56 a dividere i due partiti con il PC che evidentemente giudica il PSI che evidentemente giudica insoddisfacenti i risultati dell'ottavo congresso. Per
Peraltro la discussione si fa accesa anche su altre questioni, come la natura dello Stato, il significato della democrazia, il rapporto fra democrazia e socialismo e anche il giudizio sul contesto europeo, con la messa in guardia da parte dei comunisti sui toni reazionari che assumono sempre di più, correggimi se sbaglio, i governi di Adenauer in Germania e di De Gaulle in Francia. Mi pare che qui siamo concordanti. Alle elezioni del 58, che vedono un aumento della DC che sale al 42%, ma anche del PSI che passa dal 12,7% al 14,2%, il Partito Comunista, nonostante lo scatenamento dell'anticomunismo e le previsioni catastrofiche, tiene, persino con un lievissimo incremento, passando dal 22,6% al 22,7%. Segue nel 59 il congresso socialista, con la maggioranza regnana che propone di stringere i tempi dell'intesa col Partito Cattolico, accentuando il distacco col PC, mentre ancora la sinistra del partito denuncia il pericolo di un rapporto subalterno alla Democrazia Cristiana e sollecita invece ancora un rapporto più stretto col Partito Comunista. Tra il 58 e il 59 si costituisce un governo Fanfani col Partito Socialdemocratico, con l'astensione del Partito Socialdemocratico, caratterizzato da un tentativo fallito, come abbiamo visto, di sfondamento a sinistra. Per cui nello stesso 59 riemerge un nuovo gabinetto del vecchio notabile DC Antonio Segni, ma al congresso di Napoli nell'ottobre dello stesso anno Moro ricompatta la Democrazia Cristiana e sollecita il partito a nuove sfide e una nuova alleanza con il Partito Socialista. Nel frattempo nel paese c'è una ripresa di lotte operaie, si riallacciano i contatti fra le grandi centrali sindacali interrotti negli anni della guerra fredda e anche all'interno del Partito Socialista con Libertini e Panzieri c'è una rinnovata iniziativa di dibattito e di riflessione politica. Nel 1960, dal 30 gennaio al 4 febbraio, si tiene a Roma il nono congresso del Partito Comunista Italiano. Nella sua impostazione Togliatti chiama il partito a verificare le grandi scelte del congresso precedente. Rilancia quindi la via italiana al socialismo e il conseguente policentrismo, riaffermando il rifiuto di ogni concezione relativa a partito guida, a stato guida. Esaminando con queste premesse la situazione internazionale, il segretario del PC denuncia inoltre con forza i pericoli di guerra, tema sul quale tornerà più volte fino alla fine della sua esistenza, soprattutto fino al solenne discorso di Bergamo sul destino dell'uomo del 1963, sul quale intendo soffermarmi più avanti. In politica interna Togliatti ripropone il rapporto unitario col Partito Socialista, valorizzando l'aspirazione alla messa in discussione l'aspirazione di questo partito alla messa in discussione del monopolio di governo della Democrazia Cristiana, nella quale intravede fermenti che possano, diciamo così, spostare in avanti tutta qua, usa precisamente queste parole, spostare in avanti tutta la situazione politica. Più nel dettaglio Togliatti propone la costruzione di una nuova maggioranza, con tutte le forze interessate a limitare, a colpire lo strapotere del monopolio, dei monopoli pubblici e privati, e a portare l'insieme del mondo del lavoro alla guida del Paese. E ciò, dice Togliatti nel rapporto introduttivo, per affermare, cito, una democrazia di tipo nuovo, condizione perché l'Italia, nella grande competizione che si apre nel mondo col passaggio a un regime di pacifica convivenza, prenda un posto di primo piano, superi la sua arretratezza, risolva le contraddizioni della sua struttura, si conquisti un degno posto fra le nazioni più progredite. E infatti in politica internazionale Togliatti coglie, oltre ai pericoli già indicati, anche le novità.
Dopo l'incontro a Camp David del 1959 tra Eisenhower e Khrushchev si afferma infatti la tendenza alla distensione. Ma in questo quadro il capo dei comunisti italiani non manca di valorizzare anche il processo di emancipazione dei popoli del terzo mondo, Cuba, Algeria, colonie africane, inglesi e francesi, e chiede inoltre con grande lungimiranza una revisione dei trattati, in senso democratico, dei trattati istitutivi del mercato comune alla base della Unione Europea di oggi. E continuamente rilancia la prospettiva delle riforme di struttura, con cui evidentemente intende lanciare anche ancora al Partito Socialista un appello, non lasciando sguarnito questo fronte dell'esigenza di introdurre nel Paese profonde modifiche strutturali. Ho già accennato al tentativo della destra democristiana di bloccare l'evoluzione democratica del Paese con la crisi del governo Segni e l'incarico a Tambroni, spazzato via dalle lotte operaie e popolari del maggio-luglio di quell'anno. Voglio semplicemente aggiungere a questo proposito e ricordare che la polizia sparò, provocando numerosi morti a Licata, a Reggio Emilia, a Palermo, a Catania e caricando un corteo antifascista a Roma nei pressi di Porta San Paolo, luogo sacro della resistenza capitolina. A questo punto si rimette però in moto un confronto tra i partiti. Nel Partito Socialista prevale una concezione del centro-sinistra in chiave sostanzialmente difensiva, come risposta alla crisi che si ritiene ancora permanente, attuale, del movimento operaio, non cogliendo il Partito Socialista la novità delle manifestazioni di quell'anno, le famose magliette a strisce, e cioè migliaia di giovani che in piazza, appunto, da Roma a Genova a Palermo scesero per spazzare via il tentativo Tambroni. Nella DC comunque Moro condanna l'esperimento tambroniano, avvia una riflessione programmatica che culmina con il convegno di San Pellegrino del 1961 nel tentativo di assorbire gli insegnamenti progressisti della enciclica Giovannea Mater et Magistra con l'obiettivo di portare l'Italia al livello delle società più progredite dell'Europa contemporanea. In quello stesso 1960 il Partito Comunista partecipa alla conferenza di Mosca dei partiti comunisti operai, convocata dai sovietici soprattutto con lo scopo di condannare le eresie del Partito Comunista Cinese, con i quali si era aperto un duro conflitto. In quella sede gli italiani, pur partecipando attivamente, portano avanti comunque una loro linea autonoma, fondata in primo luogo sul carattere qualitativamente nuovo che avrebbe avuto un terzo conflitto mondiale, rilanciando quindi la lotta per la pace, per il disarmo e contro l'armamento atomico. Ma e questo è molto indicativo, diciamo, per comprendere la posizione di Togliatti, che poi verrà ulteriormente specificata e allargata nel memoriale di Yalta, che però io non toccherò, con un intervento in cui si cerca di introdurre un elemento appunto nuovo, cioè di far capire che il campo progressista nel mondo si è allargato e non è più limitato soltanto all'insieme dei partiti comunisti, ma entra in questo campo anche tutto il processo del moto di liberazione dei popoli, al quale già mi sono in qualche maniera riferito e sul quale si insiste molto. In Italia comunque, dopo il fallimento, ripeto ancora, del tentativo Tambroni, si apre con il 26 luglio e la formazione del nuovo governo la fase cosiddetta delle convergenze parallele, secondo una leggendaria definizione di Aldo Moro, con la formazione del terzo governo Fanfani, sorretto dall'esterno, dal PSD e dal PRI,
con l'astensione dei socialisti e dei liberali, cui questo governo dal febbraio 62 al giugno 63 succederà un altro governo Fanfani con la presenza degli stessi socialdemocratici repubblicani che questa volta entrano, con l'attribuzione anche di ministeri di peso, e l'astensione dei socialisti, grande novità nella storia d'Italia. Comincia l'aggregazione di uno schieramento, almeno nelle intenzioni, riformista, che in effetti con il primissimo Fanfani dà alcuni frutti, ricordo tra tutti la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che passò anche col voto del Partito Comunista, che invece non votò l'istituzione della scuola media unica, con motivazioni che adesso qui sarebbe troppo lungo argomentare e ricordare. Siamo alla fine del centrismo, qualcosa, e qualcuno sostiene persino alla ripresa del dossettismo, col tentativo comunque di rilanciare un riformismo cattolico nell'incontro con il riformismo di matrice socialista. A marzo del 61 si tiene un altro congresso socialista, le correnti si dividono sul tema del rapporto tra la DC, con la DC e col PC. Nenni, nel criticare il Partito Comunista, si schiera a favore dell'atlantismo, tema dirimente come è evidente, pur di essere evidentemente ammesso al governo, ricordiamoci che era allora ancora vigente il NOS, il nulla osta sicurezza, per cui non si poteva entrare nel governo se non si faceva professione di fedeltà atlantica. Sostenendo quindi poi un piano di riforme di sviluppo economico guidato dall'intervento dello Stato. A sua volta Riccardo Lombardi in questo dibattito si schiera a sinistra e chiede di mantenere un rapporto col Partito Comunista e sostiene la visione del centrosinistra come processo per avviare riforme economiche di tipo strutturale, e non è un caso che si usi questo termine. Pertini e Vecchietti dal canto loro lanciano un segnale d'allarme sul pericolo di snaturamento del Partito Socialista in un incontro che rischia di essere subalterno alla Democrazia Cristiana. Per Togliatti il nodo del confronto con il Partito Socialista sta nell'elaborazione di una strategia capace di mantenere il nesso tra riforme e prospettiva socialista. Certamente del rifiuto di un riformismo inteso soltanto come aggiustamento del capitalismo, ma senza trascurare l'importanza del raggiungimento di obiettivi intermedi. Anche questa è una stella polare del togliattismo, e cioè la capacità di mantenere questo che poi fu chiamato successivamente l'orizzonte anticapitalista, l'obiettivo della costruzione del socialismo, ma anche la necessità di arrivare a questo obiettivo attraverso tappe intermedie. In altri temi Togliatti batte particolarmente su questo punto: tener fermi, ripeto, gli obiettivi finali del partito, e cioè l'orizzonte anticapitalistico, come ho già detto, esaltare l'autonomia del PC senza rinunciare a far parte di un movimento internazionale che tuttavia ormai include anche i movimenti di liberazione anticoloniale, e senza sottacere mai la critica al modo in cui è stato governato il paese e al permanere di storture che poi da Pasolini sarebbero state chiamate sviluppo, in una sintesi diciamo così molto efficace, sviluppo senza progresso, parlava Pasolini a proposito della evoluzione della società italiana in questi anni. Ma senza chiudere al centro-sinistra nascente, anche se Nenni non coglie le novità di questo atteggiamento. Togliatti arriva persino a prospettare una opposizione particolare contro questa nuova forma di governo, individuando nel centrosinistra, l'ho già accennato, un terreno più avanzato di lotta per il movimento operaio, al di là degli squilibri tra i propositi e i programmi riformatori e il quadro politico. In effetti, di fronte al dinamismo e si potrebbe alle velleità di Fanfani, compromesse peraltro dagli altissimi indennizi pagati dallo Stato alle proprietà delle compagnie elettriche nazionalizzate,
subito queste velleità riformistiche si trovano di fronte a una opposizione nemmeno tanto sorda ma esplicita della destra clericale, la quale mette immediatamente in crisi queste appunto velleità riformatrici. Tutto ciò accade non nel vuoto ma di fronte a una espansione del movimento popolare di lotta che chiede anzitutto più salario e più dignità sul posto di lavoro. Nel 1962 abbiamo quasi 200 milioni di ore di sciopero all'Alfa Romeo, alla Fiat, alla CGE e poi lotte che coinvolgono chimici, edili, poligrafici, ma anche i braccianti in un susseguirsi di movimento che aumentano di molto la forza contrattuale dei lavoratori occupati, tanto che nel gennaio del 1963 FIOM, FIM e UIM firmano unitariamente un importante positivo accordo con la Confindustria, cosa che non accadeva da anni. È in questo clima che si sviluppa a sinistra e in particolare nel PC un dibattito sul neocapitalismo italiano che vede il profilarsi di opinioni, orientamenti e interpretazioni diverse. Anche nella DC, e anche nella DC, anche al convegno di Sabellino ho già accennato, ma ovviamente non posso fare riferimento a tutto perché sennò qui il malloppo diciamo diventava inestricabile. Nel PC prevale una visione, diciamo così, nel PSI, come nel PSI rimane, prevale una visione ottimistica che mette in risalto le capacità di autoriforma di quello che viene definito ormai neocapitalismo. Permangono tuttavia, ho già accennato e li riprendo, dissensi nella sinistra che rilancia le esigenze della programmazione, dell'intervento dello Stato in economia, con interventi diversificati con alcuni esponenti, alcuni nomi li ho già fatti. Nel Partito Comunista si avanzano da parte di Togliatti riserve sulle possibilità di praticare una politica di profonde riforme senza l'unità a sinistra e senza il sostegno dei partiti di massa. Inoltre viene messo in luce il contrasto tra forma avanzata di sviluppo capitalistico e permanente situazione di ritardo e di depressione economica e sociale. Viene quindi sottolineata ancora l'impossibilità di realizzare un vero programma di riforme senza un adeguato blocco sociale di sostegno. Obiettivo del PC rimane una democrazia di tipo nuovo, dove le riforme di struttura sono viste come un'esigenza nazionale per tagliare le radici del fascismo e per aprire la strada al socialismo. L'ho già detto. In questo quadro si colloca la posizione di Lucio Magri, che coglie del capitalismo italiano le tendenze più avanzate e dinamiche, senza che per questo cessi però di essere capitalismo, cioè sviluppo distorto, e in cui permangono vecchie contraddizioni in cui risorgono anche nuove, questione meridionale, questione contadina e magari qui, diciamo la verità, anticipo anche un po' i tempi, questione femminile, perché c'è un accenno nella elaborazione di Magri a queste questioni. Infine ciò si muove anche qualche cosa a sinistra del PC, per esempio Raniero Panzieri con i suoi quaderni rossi, c'è una ripresa delle lotte operaie, fioritura di gruppi, riviste, circoli, e si afferma a sinistra del PC anche un'altra prospettiva, quella della centrale della fabbrica, del rifiuto della politica e dei partiti tradizionali della sinistra e quindi anche la critica del PC come avanguardia della classe e persino emerge anche una visione negativa del gramscismo, della politica delle alleanze, della funzione nazionale della classe operaia e si incita alla lotta contro il piano razionalizzatore del capitale, incitando alla insubordinazione e alla violenza. 5 minuti. Il decimo congresso, svoltosi nel dicembre 62, è l'ultimo al quale partecipa Togliatti. E gli sottolinea nella relazione il contrasto che ho cercato fin qui di illustrare tra il problema di fronte al problema che è quello dell'apertura a sinistra. E quindi se l'apertura a sinistra si debba considerare un fatto nuovo che apre cioè
un nuovo corso nei rapporti tra DC e Movimento Operaio, tale da consentire profonde riforme, oppure se al contrario si tratti soltanto di una manovra di trasformismo in definitiva, per dividere la sinistra, per assorbire le spinte riformatrici e per neutralizzare in un processo di pura razionalizzazione dell'esistente. Togliatti, sia nella relazione che nelle conclusioni, in primo luogo accenna ai problemi di politica internazionale, qui sorvolo, taglio, quindi la pace, l'indipendenza, la libertà, la conquista da parte di tutti i lavoratori di più elevati modelli, livelli di sviluppo, quindi Beto Togliatti parla sempre come uno dei capi dell'internazionale, quindi il suo sguardo vola sempre a livello planetario. Per raggiungere questi scopi egli invita allo sviluppo di nuove alleanze, a lavorare anche tra le masse cattoliche per far esplodere le contraddizioni della DC alle luci del pontificato giovanneo. In politica interna egli riprende l'argomento delle riforme come strumento per la trasformazione in senso democratico dello Stato, sollevando contestualmente il problema della democrazia bloccata, in cui il centro-sinistra rischia di essere un ulteriore strumento dei gruppi dirigenti per dividere il movimento operaio e discriminare i comunisti. Collega inoltre le lotte per le riforme alla creazione di un nuovo blocco di potere in cui la classe operaia affermi la sua funzione dirigente, quindi risponde nettamente in questo caso non solo al Partito Socialista ma anche ai gruppuscoli che stavano nascendo alla sinistra o presunta tale del PC. E l'iniziativa di massa, infatti, dice Togliatti, l'unico strumento che può sbloccare la situazione, facendo progredire il Paese sulla strada della democrazia e verso il socialismo. Questa linea viene premiata alle elezioni del 1963, il clima è segnato dall'eco della crisi dei missili di Cuba, dalla interruzione dell'azione riformatrice del governo, non si istituiscono le regioni, vengono rinviate la riforma della scuola, la riforma universitaria, il rinnovamento dello Stato, eccetera, e l'obiettivo di tutti, comune a tutti, anche dello stesso Partito Socialista in queste elezioni, è colpire il Partito Comunista. L'operazione non riesce, il PC arriva al 25,6%, sale del 2,5% di fronte a una tenuta del Partito Socialista, ma anche a una perdita da parte della Democrazia Cristiana del 4% circa. Prima del voto, e su questo io poi concludo, credo, lasciatemi 2 minuti poi ve li restituisco, su questo prima del voto, e abbastanza prima del voto perché Togliatti non voleva dare a questo suo pronunciamento, a questa conferenza, un tono propagandistico, ma gli voleva dare un tono solenne di presa di posizione, e mi riferisco alla conferenza di Bergamo del 20 marzo del 1963, non per niente Bergamo, città natale del Papa Giovanni XXIII, il tema è il destino dell'uomo. Qui Togliatti si rivolge direttamente al mondo cattolico, a cui di fronte alle grandi novità introdotte da quel pontefice con l'indizione del Concilio Vaticano II e con le encicliche Mater et Magistra di carattere sociale e Pacem in Terris, rivolte comunque a tutti gli uomini di buona volontà, mettendo in discussione dunque da parte di Giovanni l'identificazione fra Chiesa Cattolica e mondo occidentale, perché Pio X, Pio XII era stato il cappellano della NATO, stringi, per un dire peggio. Già nelle tesi del 10° congresso il PC aveva sollecitato il riconoscimento reciproco di valori tra comunisti e mondo cattolico, cioè Togliatti non chiede un intruglio di principi, ma chiede appunto un reciproco riconoscimento sui valori fondamentali, ma reclama però, e usa questo termine, quindi non reclama un compromesso ideologico, ma sollecita un accordo per collaborare, rivolgendo un appello alla comprensione reciproca e all'intesa fondata sul convincimento che l'aspirazione a una società socialista, cito, non solo può farsi strada in uomini che hanno una fede religiosa, ma che tale aspirazione può trovare uno stimolo nella coscienza religiosa in se stessa, posta di fronte ai drammatici problemi del mondo contemporaneo. Perché l'uomo di oggi non può più
soltanto uccidere, distruggere, ma l'uomo di oggi può annientare l'umanità intera. Quelle parole e quell'appello non caddero nel vuoto. I loro frutti furono raccolti più tardi. Basti pensare al successo comunista del 1968, credo figlio anche di quella iniziativa, e poi i risultati degli anni 75 e 76, io dico persino alla vittoria del referendum sul divorzio. Quando il PC vinse su una linea non di anticlericalismo, come avrebbero voluto per esempio i radicali, che ci avrebbero portato a una sconfitta catastrofica, ma di appello ai cattolici democratici, che infatti aderirono a quell'appello in massa, a cominciare dall'abate di San Paolo, Don Franzoni, che si schierò a favore del divorzio. E quindi questa conferenza fu, secondo me, un momento fondamentale nella elaborazione togliattiana dell'ultimissimo periodo. Ho detto dei risultati appunto del 63, nell'immediato questi risultati portarono alla costituzione del famoso centro-sinistra organico, prima con l'istituzione di un gabinetto a tempo, i famosi governi balneari di Leone. Nel governo di quello stesso, nel novembre di quello stesso anno, alla fine del 63, dopo il congresso del Partito Socialista, si costituì il centro-sinistra organico, qui con un appello di Nenni che invitava i socialisti a entrare al governo per non fare lo stesso errore che era stato fatto dai socialisti nel 20 e nel 22, forzando secondo me di molto l'analisi, ma anche in funzione di quello che si diceva prima, le voci, i tentativi, il tintinnar di sciabole, il colpo di Stato, eccetera, eccetera, eccetera. Il centro-sinistra cosiddetto organico viene varato appunto nel dicembre del 63, 350 voti a favore e 233 contrari. I 25 deputati socialisti astenuti dettero vita nel gennaio successivo al Partito Socialista di Unità Proletaria. Il programma, ambizioso a parole, è nei fatti centrato sull'atlantismo, ho già fatto un riferimento precedente a questa questione, su una linea anticongiunturale dettata dal duo Carli Colombo, quindi su una linea economica sostanzialmente moderata, se non addirittura si potrebbe dire anche qualcosa di peggio, su un rinvio a tempi migliori della programmazione. La fase economica era caratterizzata da un certo rallentamento produttivo, essendo venuto meno il ruolo trainante delle esportazioni, non compensato da una ripresa sufficiente dei consumi interni, pur in presenza di un relativo aumento salariale, insidiato peraltro da un incremento dell'inflazione. Di qui l'affermazione di un classico della politica italiana, i due tempi, prima il risanamento economico, poi le riforme. Il governo, tuttavia, dura in carica pochi mesi, entra infatti in crisi per un voto contrario dei socialisti a un provvedimento riguardante la scuola. Il Moro II, che nasce il 26 luglio del 64, ha caratteristiche ancora più moderate, condizionato dalle ombre di un complotto golpista che sarebbe stato organizzato in accordo comunque con la conoscenza di segni dal generale De Lorenzo. Nenni parlò di un tendinare di sciabole e accetta questa nuova situazione e conferma una collaborazione con la Democrazia Cristiana che di fatto si fa sempre più subalterno. Togliatti, e finisco, l'11 luglio pubblica il suo ultimo articolo su Rinascita dal titolo Capitalismo e riforme di struttura. Ripropone su questo articolo, e cito questo e poi vi taccio, il suo giudizio sullo sviluppo capitalistico italiano, caratterizzato ancora dalla arretratezza, dalla mancanza di uno sviluppo vista la permanenza di territori come tutto il meridione che non sono stati toccati appunto da questo progresso, rilancia le necessità delle riforme, appunto le riforme di struttura, senza trascurare la lotta per l'aumento dei salari e per l'accrescimento del potere contrattuale dei sindacati. Sottolinea anche alcuni successi che in quegli anni erano stati ottenuti da questo punto di vista,
ma li giudica ancora insufficienti e ricava quindi l'esigenza per riprendere una iniziativa complessiva politica sulle riforme che cambino la struttura economica del Paese, insieme per difendere e sviluppare la democrazia, applicando integralmente la Costituzione. Di qui l'estremo appello che Togliatti rivolge a tutti, non soltanto al Partito Socialista, ma a tutti i democratici, anche a quella parte della Democrazia Cristiana che poteva essere sensibile appunto a questo invito, per realizzare questi cambiamenti e liquidare ogni forma di involuzione democratica e tagliare le radici al fascismo. Grazie.